Salve a tutti, io sono un gamer e benvenuti su Arizona Sunshine, uno degli sparatutto in prima persona per il VR più difficili e realistici che ci siano, in cui dovremmo affrontare centinaia di pericolosi zombie mentre siamo alla ricerca di nuovi sopravvissuti. Ragazzi, il gioco secondo me merita un sacco, ha un doppiaggio molto particolare, lo scoprirete tra poco. Spero ovviamente che gli darete una possibilità e che lo seguirete con me fino alla fine. Buona visione! Ah, signore, si svegli! Stanno arrivando gli zombie a smangiucchiarsela tutto! Dove siamo? Siamo in una caverna, mi sa. Accidenti! Mi manca la sveglia. La maschera di Dino Gamer c'è! Signore, ma con quale doppiaggio non me le dice ste cose, peraltro? Oh! Buon salve, lei deve essere lo zombie che suonava alla mia porta! Come va? Tutto bene? Posso offrirle qualcosa? Una gamba, un braccio? Ciao! Scusa, ti scaccolo un pochettino. D'accordo. Fred, farò la cosa giusta. Smetterò di parlare. La pace che meriti. Dunque, dove ho messo la pistola? Ok, eccola qua, perfetto. Carica e pimpante. Direi che ci siamo, Fred. Scusi, signore, onestamente, invece che sparare al suo amico Fred, io prenderei questa pistola e mi sparerei in bocca da solo. Con quale doppiaggio orribile non hanno fatto sto gioco? Il gioco in sé è carino, ragazzi, è uno dei migliori per il VR. Ma il doppiaggio in italiano? Questo è il fratello segreto di Asi Argento! Ti chiamerò Franco Argento! No, ragazzi, questo gioco ce lo dobbiamo portare fino alla fine. Purtroppo lei, signore, non potrà venire con noi, mi dispiace, arrivederci. Oh, oh, oh! Diamine. Ho finito i colpi, dannazione. Mi dispiace che le cose non abbiano funzionato tra noi. Possiamo indossare per davvero? Aspetta un secondo. Vuoi dire che... No, vabbè, il gioco dell'anno solo perché c'è la maschera di The Long Gamer. A me una scheda video farebbe comodo, che la mia la sento che urla di dolore, ma lasciamo stare. Allora, pare che il nostro caro buon Franco Argento abbia vissuto in questa caverna, ma ha finito praticamente tutte le scorte e gli zombie stanno arrivando. Quindi dovremo scoprire come se la passa il mondo là fuori. Questo signore non se la passa bene. Come va? Accidenti, Freddy. Oggi è un nuovo giorno. In gamba, schifosone. Ma no, ma basta! Tanto cielo. Il mio cinturone. Mio. Perfetto. Posso vedere tutti i proiettili qua sotto? Ma che figata. Ho ancora delle munizioni. Yay, non morirò male male. I gioiellini. Ok, metti tutto nel cinturone. Le devo mettere manualmente. Ehi, sentito dei rumori? No, mi sembra di sentire dei rumori, adesso mi cacco. Dicevo, questo gioco è molto realistico perché, prima di tutto, gli oggetti, come ad esempio le munizioni, le dovete fisicamente mettere nel vostro cinturone. Io non posso ricaricare la pistola quando mi pare piace, perché se dentro ci sono 5 proiettili, i proiettili verranno espulsi con il caricatore, quindi io avrò 5 proiettili in meno. Questo gioco è molto realistico dal punto di vista delle armi, non ho detto che pigliare l'obiettivo è abbastanza difficile. Oh! Vabbè, ogni tanto la botta di chiudo del The Long Gamer. Oh, buon salve! In effetti è stata un po' una pirlata da parte nostra. Allora, cerchiamo di affrontare i primi zombie. Eccomi finalmente. Oh, quanta gente! Buongiorno, non scappi. Porco cane, dove è arrivato lei? Aspetta, ma no! La mira è difficilerrima! Ragazzi, voglio essere onesto con voi. In VR gli zombie fanno decisamente molta più paura. Faccio tipo gank. Ok. Ehi. Sì, ma non mi arrivare così che mi metti inquietudine. Troppo. Aspetta, ho visto la scarica, porti pazienza. Devo mettere il caricatore così manualmente. Sì, ma è troppo realistico così. C'è troppo movimento. Sì, ma dai, cazzo, dai, capigliano, dai, che 10 centimetri, porco cane. Contenti? Non doveva finire così. Potevamo, signore, la prego, non parli. Insieme, bere una tazza di caffè. Risolverla a parole. Ok, c'è ancora gente. Ma qui veramente hanno messo un annuncio. Cerchiamo doppiatore veramente incapace. È ora di fare. Mi manca effettivamente l'indicatore delle munizioni. È pratico. Aspetta, morte. Mamma, porco cane, finito di nuovi colpi. Ricarica. Boni. Ho detto boni. Porca di quelli per porca. Quindi ogni volta devo tornare qui. Porco cane. Questo signore ha visto giorni migliori. Ecco il ponte. Se troviamo delle auto, magari, troviamo anche delle scorte alimentari. Voglio dire, abbiamo finito praticamente tutto, ci restano 86 proiettili. No, vabbè, ragazzi, finché non li avete... Dicevo, finché non li avete davanti, signora, non mi palpeggi. Mi ha ferito, sì, mi ha ferito qualche di quelli per porca. Dicevo, finché non li vedete davanti in realtà virtuale, non vi rendete conto. Ora sì che ho veramente paura degli zombie. Per adesso abbiamo solo una semplice pistola, ma a giudicare dagli spazi nel nostro cinturone, mano a mano che andremo avanti dovremo trovare nuovo equipaggiamento. Sto gioco anche è troppo realistico. Allora, sì, vedo effettivamente dei veicoli, però ci sono anche degli zombie sul ponte, dannazione.
e anche degli zombie qua sotto. Vabbè, per adesso vediamo di scendere. Salve signore, come va? Tutto bene? E quel Freddy se ne sta lì a prendere. Sì, in effetti, guarda, più caldo bestia anche nella vita vera. Il mio protagonista a quanto pare è andato completamente fuori di testa. Come lavoro un tempo faceva il doppiatore e adesso sembra essere uno dei pochi sopravvissuti all'apocalisse zombie. Praticamente lui si mette a doppiare quando ci sono gli zombie. Non mi lagare adesso, scusi, non volevo una mano. E gli zombie perché te lo lasciano stare. Marche, vabbè, gli ho preso tutto tranne la testa, perché di quelli per porca. Quello zombie peraltro è diverso dagli altri, non so se può esplodere. Sì, ma quanta gente non c'è. Allora, aspetta, vai di mira, perfetto. No, ma perché io miro correttamente? Ok, ma lei non è che mi esplode, signore. Non ho un dribbling, non schivi, perché c'è gli schifi addosso. Allora, da di qua non possiamo passare. Posso aprire il retro delle automobili? E voilà, ho trovato una paperella. Brutta peraltro, vai via paperella brutta. E altri caricatori, perfetto. Peraltro in che posto brullo e triste non mi sono andato a rifugiare pure io. Allora, dobbiamo rifare dall'altra parte del ponte. Ma come vedete è pieno zeppo di gente. Aspetta un secondo, che do anche un'occhiata. Oh, buongiorno, vieni da Papino. Ora abbiamo una pistola per la mano, perfetto. Vediamo se abbiamo anche delle munizioni. Sì, ma, ehi, stammi fermo che poi non ti piglio. Ehi là, non male sta bestiola. Ok, non sta arrivando nessuno, buongiorno. Oh, quello corre, porco cane. Sì, ma corri troppo. Buona, ok. Potrei anche sparare con due pistole nello stesso momento, ma vorrebbe dire sprecare una marea di colpi. Ok, affrontiamoli con calma, 1-1. Ehi, signore, lei mi è ubriaco. Porco cane, che si scarica, dicevo, lei mi è ubriaco. Si segga per terra e stia buono. Sto gioco già lo sto donando alla follia. Ok, se sparo con tutte e due non è malefico in effetti. Guarda, vabbè, c'è una sorta di barriera con le... fatta con le autobani. Io ho mirato quella e ho pigliato quella, qualcuno mi spieghi come sia possibile. Succede solo col The Long Gamer. Quel cartello parla di una vecchia miniera. Il vecchio olandese, eh? Oh. Mi piacerebbe andare ad Amsterdam un giorno. E qua pensa a farsi le canne, oh. Tutte queste auto. Succede qua? Scommetto che stavano scappando da un'orda. Non gufare, tizio. Non gufare, c'è anche l'avviso. Orda degli zombie più avanti. Oh, ti pareva? Oh no, molto male. Don fastidio, stia buono. Porco cane, erano in scarica entrambe. Porco cane, ok, aspetta, devo ricordarmi che devo estrarre e poi rimettere. È difficile, non sono abituato a usare livello di realismo, scusi, ecco qua, perfetto. Vediamo di far fuori prima lei, perfetto, poi sua cugina e lo zio là dietro. Guarda, tutto mezzo imbriaco. Ragazzi, ma io sto usando la mira correttamente, non è possibile. E sto gioco che fettecchione, porca di quelli per porca. Mare c'è quanto di vita. Ok, la vita mi è tornata al massimo. Credo che si ricarichi quando passiamo da un livello a quell'altro. Sento ancora rumore degli zombie. Questo aveva le antichità, cos'era? Questo lavorava per l'Amaro Montenegro. Ok, per adesso tutto tranquillo. Dannazione, nessuna delle auto che contenga dei proiettili. Ma mi prendi in giro? Qui niente. Mi prego, almeno qui, nemmeno qui. Oh, vi giuro, ho controllato praticamente tutte le auto. Uila, no, non corra. Signore, non corra, stia buono. Oh no, ne stanno arrivando ancora. Con quanto salto? Aspetta. Aspetta, ho finito le armi. Buona signora, porco cane, ricarica. Sì, sono troppi. Adesso mi toccano entrambi i lati. Oh, aspetta, allora, prima questa. Oi, 12 secondi. Aspetta, mi rinuncio alle munizioni, poi le recupero. Aspetta, ok, di là non mi attacca. Oh no, arrivano ancora, aspetta. Non mi perdere il tracking della mano adesso. Non mi fare il momento, c'è poca luce nella stanza, dannazione. Scusi signore, porti pazienza un attimo. No, è sparito, è stato despawnato, porco cane. Aspetta che c'è la signora anche di qua. Mezza ignuda, si vergogni, la credo che quella mozzicano. Vediamo l'auto della polizia. Oh, buongiorno, un caricatore e una bomba a mano. Ma posso tenerlo nel mio inventario? Ah, posso mettere qui? Oh, perfetto. Sì, ma mi rompo un po' le scatole a vederla in continuazione, mi distrae tantissimo. Ok, mi restano poche macchine da controllare. Vediamo qui, niente, solo borsoni. Auto della polizia, completamente bruciata, ma con all'interno. Perfetto, ancora altri caricatori. Tre caricatori, e vabbè. Abbiamo 134 munizioni che finiranno molto in fretta. Se sparo il carburante la macchina esplode. Evitiamo di verificare la teoria mentre ci sono in parte. Oh mio Dio, è pieno zeppo. Aspetta, peraltro c'è un blocco stradale qua. Fred ha portato di nuovo tutti i suoi amici. Ma forse posso aggirarli. Ma che Fred, Franco stai buono per favore. Guardare, mi ha sgattato in faccia, ma si vergogni. Oh, peggiore dei posti abbiamo anche la bomba a mano. C'è tanta gente però.
Aspetta, allora, vediamo di farli fuori uno a uno. Oddio, c'è anche un barilozzo. Posso sparare il barilozzo? La prendo come un sì, ma penso di essermi fatto notare giusto un attimino, eh. Oh, signore, scusi, non l'avevo vista. Uè, 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 da dove? Che mi ha anche laggato il gioco. Mi sono spaventato tantissimo. Dove siamo arrivati? Ah, siamo arrivati alla miniera. Di quello di cui parlava il cartello. Ehi, quella è un'auto della miniera Old Dutchman. In effetti sì, aspetta che arriva un tizio. C'è qualcosa di utile. Signora, faccia attenzione che quelle cose esplodono. Ok, questa è andata. E anche lui è andato. Perfetto, vediamo per invece di controllare l'auto. Ah, è chiusa, dannazione. È chiusa. Ah, peccato. Mi serve la chiave. Sì, sì, è chiaramente l'auto della miniera. Forse si trova nella biglietteria. Oh, guarda che posto. Miniera Old Dutchman. Tour sotterranei. No. Almeno sottoterra non c'è il sole. Franco è una pirlata proprio di quelli per porca. Pensa alla tua carriera da doppiatore se muori. Come farà il mondo senza di te? Allora, aspetta, buongiorno, salve. Se qualcuno mi aggredisce male, io gli sparo. Sembra tutto tranquillo. Guarda che posticino, peraltro. Che maschera brutta. Ci sono un sacco di maschere. Pensavano tutti al The Long Gamer. Caricatori, venite da Papino. E... altri caricatori ancora. Potrei passare tipo da qui, vediamo un po'. Buongiorno. No, direi proprio che non possiamo entrare. Forse possiamo passare dal retro e trovare una via d'accesso più sicura. Per adesso sembra che gli zombie non siano da queste parti, mi consolo. C'è anche un bel ponte laggiù. Oh, è pieno zeppo di zombie. Ma che bello. Signorina, cosa fa lì dentro? Guardi che è tutto chiuso. Questi vandali. Buongiorno, a tutti i nostri colleghi. Buono. Buono, la mira. Ma perché è mezzo ignudo? Tutte e due scariche adesso. Aspetti, signore, aspetti, che ho due proiettili per lei. Beh, non sanno aprire le porte, no? No, sembra che le porte non le sappiano aprire. Ma non sanno neanche sfondare le vetrine. Signorina, buongiorno, sono qui, scusi. Signorina. E non mi aveva notato perché di quelli per porca. Ok, qui non c'è niente. Il buon Franco, che è una personcina furba, invece le porte le sa aprire. Il museo era? Un vecchissimo revolver. Scusate, lo posso recuperare in qualche modo? Vediamo un po' se me lo posso portare via. Grazie. In effetti sì, serissimo. Aspetta, allora, c'è una ruota sopra che è quella degli oggetti che posso lanciare. E poi ho visto adesso c'è una ruota anche qua sotto. Allora, teniamo sulla sinistra il nuovo revolver western. E sulla destra, oh, posso tenere la nuova pistola. The Long Gamer Cowboy Edition. Faremo un casino incredibile con sta cavolo di arma. Ma vabbè, dettagli, nulla può fermare la mia figaggine. Se non ci sia uno zombie che vuole fermare la mia figaggine. No, sembra tutto relativamente tranquillo. E siamo passati effettivamente dall'altra parte. Vediamo se c'è qualcosa all'interno dei cassetti. Oh, un'ulteriore pistola. Prendiamo questa nuova a sto punto. Quindi l'altra è di nuovo nel mio inventario sotto. Allora, ci servivano le chiavi dell'auto. Eccola qua, perfetto. Una chiave a distanza. Ah, è quella che devi premere il pulsantino? Sì. La posso mettere fra gli oggetti che ruotano? Questa dovrebbe essere la prima pistola che mi hanno dato all'inizio del gioco. Credo sia anche la più debole. Ora, se io prendo le chiavi, la pistola resta effettivamente lì. E ora posso effettivamente prendere quella che abbiamo appena trovato. Allora, diamo giusto un'occhiata nei cassetti. Ancora caricatori. Ok, questa è l'auto. Io provo a premere il pulsante. Se parte l'allarme. Sì. Ok. Funziona ancora. Tuo posto. Diamo un'occhiata. Ok, riprendimi la pistola. Ottimo, perché non mi fido minimamente. Allora, qua dietro non vedo nulla. Sento rumore di passi, mi cacco a ogni secondo. Anche qui niente. Il che vuol dire che se c'è qualcosa di nascosto sarà dietro. Parapapa. Oh là là. Buongiorno. Ma tu guarda. Scommetto che mi tornerà utile. Guarda, io sono venuto qua per i proiettili, ne abbiamo 211. Il vermicello. Oh, cosa? Merda. Oh no. Oh. Spegniti. Spegniti. Diglielo. Cazzo. Che magari si spegne prima. Eccoli che arrivano. No. No, sta arrivando decisamente troppa gente. Oh, guarda quanti da solato. Porco cane. Porco cane. Aspetta, mi sono venuto anche tanti da dietro. La spara lì intanto. Ok, non si tutto un po'. Proviamo a rifugiarci da questo lato. Ok, perfetto. Aspetta, mi ricordavi con anche due pistole. Vai. Signora, non riesco a pigliarla minimamente. Aspetta, ricarica. Boni. Porco cane, ok. La granata appena possibile. Ok, perfetto. Continua a correre. Ottimo. Certo, ricarica. Buono, non attenzione, non mi compaia all'improvviso. Boni. Ricarica. Ricarica. No. Ma ti muoio. Dove la granata? Non trovo la granata. Boni. No, ti prego. Sono morto. Porco cane, quanto è dura però.
Perfetto, allora mi ha respawnato poco prima che prendessimo il vericello e scattasse l'allarme. Sì, ma è impossibile affrontarli tutti. Saranno almeno una trentina di zombie e quelli che corrono sono letteralmente imprendibili. Peraltro ho notato che il nostro bellissimo revolver ha una sezione dedicata di munizioni qua sotto, il che vuol dire che è praticamente scarico, quindi vediamo di utilizzare l'altra arma. Allora, ho una tattica, possiamo vedere di correre in quella direzione. Ho scoperto anche un'altra coda, che così cammino e se clicco, sto tizio corre per una breve distanza. Ma corre, gioco, perché non me le dici ste cose, santo cielo? Anche lei, signor Franco Argento. Allora, vediamo di essere tattici, prendiamo il vericello. Ottimo, corri, corri, non ho la gara adesso, corri. Ok, dall'interno ci sarà molto più facile riuscire ad affrontarli tutti, ok? Prendi la maniglia e chiudi la porta, ok? In teoria qua dentro dovremmo essere al sicuro. Se loro non possono sfondare le finestre, è praticamente fatta. Io gli sparo direttamente da qua e chi si è visto si è visto. Ok, la mia tattica non ha funzionato minimamente. Nessuno è passato davanti alla finestra. Sono ancora tutti barricati davanti alla porta e qualcuno l'ho visto salire le scale e ogni tanto, vedete, lo vediamo lassù. Porco cane... Come faccio io a uscire da sto posto? Vediamo un po', se io apro un attimino la porta, loro entrano tutti, salve, buongiorno. No, ah, guarda cane! Ok, non lo faccio mai più, mi ha laggato anche il gioco dalla paura. E se io usassi la bomba a mano, cosa potrebbe mai andare storto? Faccio, tiro la spoletta, ok, lanciali la bomba a mano, allontanati, e... No, gioco? Ok, mi ha laggato tantissimo. Porco cane, la porta è ancora integra, qualche parte di zombie è finita dentro. Porco cane, sono chiaramente bloccato qua dentro, come potete vedere. Oddio, mi è venuta un'idea. Aspetta un attimo, se io mi metto da questa parte, forse se siamo fortunati gli zombie penseranno che io mi trovi qui e scenderanno le scale tentando di attaccarmi. Quindi ho tutto il tempo effettivamente per scappare dall'altra parte. Potrebbe funzionare. Guardali, guardali, guardali come corrono i fetenti. Guardate che roba, effettivamente sono tutti al piano di sopra. Ok, la tattica ha funzionato, ma mi domando effettivamente quanta gente sia ancora lì fuori. The Long Gamer, chi non risica non rosica, prego apri la porta, vai, corri. Ok, non c'è quasi nessuno, non c'è quasi nessuno. Ok, corriamo da questa parte, mi barrico dietro un barile e tanti saluti. Li sento dietro di me tantissimo, li sento dietro di me tantissimo. E quanti? Bani, allora voi ci morite malissimo. Ok, dobbiamo usare il resto di barili. Quanta gente che c'è! Ciaone. Allora, proviamo a fare fuori quelli che arrivano in qualche modo. Un pochettino, vai. Vai, gioco non la gara adesso. Gioco non la gara adesso. Quanta gente, vai barile. Ok, due non presi. Perfetto, di un po' ci siamo liberati. Quelli della strada non stanno scendendo. Qualcuno è sceso. Corri, non ti piantare. Ok, proviamo a correre dall'altra parte. Vi ricordate? C'è un barile anche lì. No, si è staccato adesso. Si è staccato adesso, tizio. Signora, non mi rovini la corsa. C'è un'altra signora lì, perfetto. Un'altra che corre da questo lato, ma non corre per molto. Aspetta, posso ricoltivare il vericello in tempo? La vedo dura. No, gioco non ti pagare adesso. Aspetta, ok. Aspetta che sono al barile. Fa la barile, devo prendere il barile. Ok, li dobbiamo far fuori a manina. Non riesco a sparare al barile. Buono. Ok, perfetto. Aspetta che ho finito le munizioni di qua. Aspettiamo che si avvicini ancora un pochettino. Ah, da dove? Questo maledetto mi ha fatto prendere un colpo. Ok, becca il barile. Becca il barile. Perché non mi becchi il barile? Porca di quelli per porca. Becca il maledetto barile. Ok, ha funzionato, mi ha laggato il gioco, tanto ha funzionato. Restano solamente questi ultimi e ce l'abbiamo fatta. Ok, sì, vabbè, quasi, Chiara stia giù che è meglio. Porca di quella iper porca. Me la sono vista brutta. Davvero? Davvero? Una delle azioni più caotiche che io abbia mai fatto in un videogioco. Perché ti giri? Ah, se premo indietro lui si gira i 180 gradi. Ok, ora azioniamo sto cavolo di vermicello. Ma no, avrei potuto farlo in qualunque momento senza dover stare a affrontare tutti gli zombie. Ma porca di quelli per porca. Ok, riprendimi le pistole, dannazione. Ok, mi restano ancora un centinaio di colpi, mi consolo. Oh no, dai ragazzi, è stata una giornata difficile. Però dovremmo essere praticamente arrivati alla miniera. Aspetta che non arrivi qualcun altro, no, da di qua siamo al sicuro. Perché hanno fatto gli zombie che devono correre? Gli zombie Usain Bolt sono quelli che odio di più. Però c'è il cartello della miniera, il che vuol dire che siamo praticamente arrivati. Padre non corra che poi mi scivola e mi va all'inferno. Ok, non è che io sia proprio costretto a affrontarli tutti, Una veloce corsetta, così Franco mi dimagrisce un pochettino. Ok, ce l'abbiamo fatta, ecco l'uscita del livello. Mamma mia, che faticaccia. No, vi giuro, non avete idea di quante volte ho dovuto rifare sta parte.
Perfetto, allora, eccoci arrivati, c'è anche un accampamento. Sì, a quanto pare sì, e degli zombie abbastanza strani. Buono, dai, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qui. C'è anche un anfi dell'esercito. Avessi una mitragliatrice non sarebbe male. Come ho detto, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. È un gioco che, ammetto, è difficile. La mira del Denon Gamer non aiuta di certo. Vi giuro, in VR è un'esperienza fantastica, ma spero che ve lo stiate godendo, ovviamente, anche davanti allo schermo del computer, del cellulare, vi dicendo. Quindi, per questo episodio è tutto. Allora, lasciate un bel video della serie, candidate a crescere, e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao! Ragazzi, salutate gli iscritti! Vabbè, siete proprio gente maleducata.